Noi ribadiamo come Movimento 5 Stelle la nostra posizione che abbiamo preso già lo scorso novembre su questo provvedimento, eravamo contrari allora e quindi siamo contrari adesso e quindi favorevoli alla mozione di revoca. Però vorrei spiegare chiaramente perché siamo contrari, nel senso che in realtà riteniamo che il provvedimento vada nella direzione sbagliata, cioè noi siamo favorevoli a limitare il traffico, anzi vorremmo che ci fosse sempre meno traffico privato e sempre più utilizzo dei mezzi pubblici e delle forme di mobilità alternativa, ciclistica, sharing e così via. In realtà questo provvedimento non va in questa direzione, perché l'unica cosa che dice è se cambiate l'auto, comprate un'auto nuova, allora potete circolare dove volete. E questo è esattamente il messaggio sbagliato da mandare. Il messaggio giusto sarebbe non potete circolare, smettete di utilizzare l'auto e passate ai mezzi pubblici. E tra l'altro segnalo che qui la discussione si è concentrata sugli Euro 3 nel centro, che sono sicuramente un problema per chi deve venire, però sono forse la parte meno problematica del provvedimento, perché comunque il centro città è ampiamente servito dai mezzi pubblici e quindi comunque anche chi non può usare l'auto per venirci ha a disposizione molte alternative. Ma il vero problema di questo provvedimento, secondo noi, è il divieto degli Euro 0, metano e GPL, che saranno anche molto inquinanti per gli ossidi di azoto, anche se per il PM10 non lo sono, però sono motorizzazioni che sono state spinte per anni con facilitazioni, incentivi, eccetera, dicendo alle persone avete una vecchia auto, non potete cambiare auto, fate lo sforzo, spendete 1.000-1.500 euro, mettete il GPL, che così poi potete andare avanti ancora qualche anno, e poi improvvisamente gli si dice non potete neanche più uscire di casa per tutta la settimana. E quindi secondo noi è giusto effettivamente in questo momento revocare il provvedimento, però non lasciando cadere le cose così, ma è giusto però mandare avanti gli altri provvedimenti strutturali di cui il Consiglio Comunale ha parlato e quindi che abbiamo già approvato nella mozione, le pedonalizzazioni, le zone 30, gli investimenti sulle piste ciclabili e così via. E qui vengo però al problema vero, cioè il problema vero mi sembra che con tutta questa vicenda, questo balletto di ordinanza, revoca eccetera, la città, la maggioranza sicuramente, ma alla fine ci metto dentro anche tutto il Consiglio Comunale, ha dimostrato di non saper mandare un messaggio chiaro, cioè di non avere una politica chiara sull'inquinamento, perché l'anno scorso ci è stato detto che non servivano i blocchi del traffico, non c'era problema, non c'è stato nessun blocco, quest'anno servivano i blocchi del traffico, allora facciamo i blocchi del traffico, ma dopo una settimana che sono entrati in vigore li revochiamo perché in realtà non servono. Allora capite che anche il cittadino che si sente mandare questi messaggi si chiede ma chi ci governa, cioè che senso ha tutto questo balletto? E dopodiché appunto questo non giustifica tenere in vigore un provvedimento sbagliato se lo riteniamo sbagliato, però fa veramente pensare che dovremmo una volta per tutte ragionarci anche con calma, ma arrivare magari per tempo e non a gennaio o dicembre, ma magari ragionarci durante l'estate, a una politica seria che magari possa valere anche per più di un anno, perché se dobbiamo dire alle persone preparatevi a cambiare auto, anche se come dice detto secondo noi non è quella la strada, ma almeno bisogna dirglielo con qualche anno d'anticipo, non con un mese d'anticipo. E quindi secondo noi forse quella è la riflessione più importante da fare. Vorremmo veramente però vedere qualcosa che vada un po' oltre le parole, perché mi sembra che su tutto il resto onestamente siamo ancora fermi alle parole, cioè sul bici plan che doveva venire presentato già addirittura nella scorsa consigliatura, poi appena iniziata questa, poi insomma è passato quasi due anni che siamo in carica e questo bici plan ancora non si è visto. Persino i punti neri della viabilità ciclistica dopo un anno e mezzo, ma dovevamo presentarceli in commissione, non li abbiamo ancora visti risolvere. Altri interventi, la metropolitana, sì, la soluzione sarà la metro 2, ma fra 20 anni, non si sa. Addirittura appunto abbiamo approvato il parcheggio sul percorso della metro 2, è venuto poi fuori che era vero quello che dicevo in aula, cioè che il parcheggio pertinenziale di Corso Stati Uniti è sul percorso della metro 2, adesso stanno trovando il modo di ficcare il parcheggio e la metro nello stesso posto uno fianco all'altro, però cioè è veramente sembra che tutto il piano della viabilità e della mobilità di questa città venga improvvisato e aggiustato continuamente quando si scopre un problema all'ultimo momento, e questo secondo noi che deve finire. Quindi francamente adesso se vogliamo approvare questa mozione, noi abbiamo presentato anche gli emendamenti, discutiamone eccetera, però poi ragioniamo seriamente su qualcosa che possa essere un messaggio chiaro e coerente alla cittadinanza, che valga per almeno i restanti anni della consigliatura. Grazie.